Attenzione signore e signori, la seconda parte dello spettacolo sta per cominciare. Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca, forse in Africa chi porta. Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso, verso un giorno disperato, ma io ho sete ancora. Sono stanco perché penso al futuro. Tu dimmi quando, siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora. Questa strana pazzia è il paradiso che non esiste, chi vuole un figlio non esiste. Tu dimmi quando, ho bisogno di te almeno un'ora per dirti che ti odio ancora. Tu dimmi sai che non ti avrò sul tuo viso, sta per nascere un sorriso, ed io ho sete ancora, ho sete ancora, e vivrò tutto il giorno per vederti andar via, tra i ricordi e questa strana.
non si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Ancora non lo sai.
Come saprei. Siamo agli anni 90. Gli anni che sembravano decadenti, tristi, che sembravano un po' particolari, senza nulla togliere a tutti quelli che c'erano stati prima, ma sembravano insomma quegli anni di fin du siècle che nel corso del secolo si sono avvicendati. Invece no, anzi, gli anni 90 partono anche bene, partono con una grande festa del calcio, Italia 90, notti magiche inseguendo un gol, solo che il gol lo faceva soltanto Schillaci. E alla fine non ci siamo neanche riusciti a vincere. Eppure nel corso del tempo gli anni 90 hanno portato tante cose, alcune belle, alcune brutte. Una brutta esplode proprio quasi agli inizi, una brutta guerra del petrolio in Kuwait. E poi invece arriva Tangentopoli in Italia e si ridisegna la classe politica. C'è chi scende in campo e chi quindi rifà tutto quello che era stato pensato fino a quel momento. Poi invece c'è chi arriva improvvisamente dal mondo dello spettacolo, le veline, e tutti vogliono essere calciatori per sposarli. E invece ci sono i CD, questi CD che invadono i mercati, ma comincia anche ad esserci un'altra invasione del mercato, l'MP3. Infatti è il momento in cui si scarica la musica, proprio negli anni 90, infatti, riprendendo una vecchia formulazione delle basi americane, nasce Internet, che poi rivoluzionerà le comunicazioni. E intanto però la musica va sempre bene. Grazie. Non ti chiedo niente, il tuo saluto indifferente basta, ma tu non puoi più farmi male da starci male, non vali più di questa luna spenta, ricorda che dicevi a me, lascia che io sia il tuo brivido più grande. Non andare via, accorciamo le distanze, nelle lunghe attese tra di noi, io non ho confuso mai braccia sconosciute con le tue. E parli e scherzi e ridi, ti siedi e poi mi escludi, sento addosso sorrisi che conosco, sorrisi sulla pelle, quando eravamo terra e stelle, adesso se tu mi vuoi e se lo vuoi, lascia che io sia il tuo brivido più grande. Accorciamo le distanze, nelle lunghe attese tra di noi, io non ho confuso mai, i tuoi pensieri mi sfiorano, ti vengo incontro più niente importante. Sia il tuo brivido più grande e non andare via, non sei più così distante, quello che c'è stato tra di noi io non l'ho confuso mai, i tuoi pensieri
pesca miracolosa. E che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Stare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della i migliori anni della nostra vita.
tante cose in questo millennio. Settembre, l'euro, la Nasdaq, i voli low cost, internet, la musica che continua ancora. Giovanni, allora, come ti sembra questo nuovo millennio? Insomma, da rivedere, guardare e in qualche modo vedere oltre quello che accade, quello che succede tutti i giorni. Accendiamo la TV, quel gioco mediatico che ci tiene svegli e pieni di notizie. Adesso l'Italia ha vinto un bel po' di medaglie, possiamo dire grazie ai nostri atleti. Poi raccontarci, ci siamo anzi raccontati, è vero? Sì, ci siamo raccontati 60 anni, 50 anni di storia, 50 anni in cui questi bravissimi ballerini hanno ballato, in cui le musiche hanno suonato. E che dire? Dire che adesso lo spettacolo è volto al fine e bisogna ringraziare i nostri tecnici. Qui abbiamo tanti tecnici che ci seguono, che hanno lavorato insieme a noi in questi giorni, nei giorni passati. E invitare in palco questa stilista che ci accompagna, la signora Bellotta. Mariella Bellotta! Sì, un applauso a lei, lo merita, i suoi capi. E ecco qua il boys. Ecco, il più boys più alto, Francesco. Poi chiamiamo in palco Susanna, Cinzia, le mie assistenti, coloro che mi danno una mano a portare su questo spettacolo. Ringraziamo tutto il corpo di ballo, un applauso. E ringraziamo te che hai pensato, coreografato e diretto questo spettacolo. Signore Giovanni Simeone, ciao! Grazie di tutto, grazie, è una nuova avventura che ci siamo un po' tutti premessi. Questi sono giovani, sono bravi. Stacy, Viviana, Kumba, Pietro, Giussi, Roberto, Guido, Francesco. Anna. Da questa parte c'è Cinzia. Cinzia, Alice, Filippo. Grazie di tutto, buonanotte, vi lasciamo con le nostre immagini. Abbiamo fatto anche un video. Ecco la sigla finale. Grazie ancora, questo progetto continua. Ciao, un bacio, alla prossima. Ciao. Giorno amati, ora segui un sogno ad occhi aperti e vai. Amati, se vuoi vivere amati, bambina non sei più. Madonna sei più tu, molto fragile. Tu amati, è da una vita che ti stai punendo. Tu amati, prima che sia tardi, prima che ti perdi. Che ci
ti amerai via.